Prego, 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 prego. Javier Zanetti che... Sembra San Siro. Come, quasi come entrare a San Siro. Come entrare a San Siro, grandi, grandi. Ci sono tremate un po' le gambe, quando hai messo piedi in questo... In grande questo... emozione, sempre. Grande sempre. Emozione. Emozione anche nostra, perché ci siamo resi conto, quando stavamo, insomma, compilando tutte le cose per la tua ospitata, Javier è stato il primo ospite di questo programma, 10 anni fa. Ed era esattamente 10 anni fa, era a marzo, quindi manca pochissimo. È vero, è vero. E sono passati 10 anni e giocavi ancora, eri ancora un calciatore, avresti smesso da lì a poco. Da poco. Non ce l'hai detto, però lo sapevi già. Lo sapevo già. E perché non ce l'hai detto quella volta? L'ho sentito. Nella tua testa lo sapevi, nella tua testa lo sapevi. Nella mia testa lo iniziavo a sentire, diciamo. Sì, 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 è stato difficile. Non ero ancora convinto, però... E anche perché poi, conoscendoti, per convincerti a smettere, vuol dire proprio che... No, no, certo. Avevo 41 anni. Avevi un'età, però insomma, è stato difficile? È stato difficile, no, perché sai quando già lo vieni pensando e lo senti dentro... E sai cosa vorrai fare per il dopo carriera, già la tua testa è proiettata a quello che sarà. Avevi già iniziato a metabolizzare. Sì, a metabolizzare. E dopo, come ti dicevo, 41 anni, dopo tanti anni di carriera, correndo dietro al pallone, era il momento di dire... Di sedersi un po' dietro la scrivania. E poi un'altra cosa che per me era molto importante, decidere io, capito? Ah, certo. Non far decidere gli altri, decidere io, guarda. Magari potevo continuare, però sì. Sempre fare abbiamo... questo passo un po' prima, sì, sì, no, poi stando bene. Hai finito nella tua squadra. Cioè, ieri abbiamo fatto questa domanda a Giorgio, che era... ci ha dovuto pensare, perché lui è andato in America e immediatamente dopo è esploso un po' il movimento del calcio arabo, sì. Che ha degli investimenti importanti. Gli abbiamo chiesto, se questa opzione ci fosse già stata, ci avresti pensato ad andare? Lui ha detto, non lo so, però un po' il pensiero lo avrei fatto. Tu ci avresti pensato di andare a finire la tua carriera in Arabia? No, sinceramente no, perché io, stando all'Inter, ho avuto richiesta anche di grandi squadre in Europa. Mm-hmm. Però sempre uno deve mettere nella bilancia non soltanto il lato economico, sino altre cose, sì? Che per me sono più importanti. Sì, sì, allora sì. L'Inter, tu lo sai meglio di me, che l'Inter per me è famiglia. La famiglia è sempre un sentimento. Tra l'altro è la domanda che voleva farti un ragazzo del nostro pubblico, vedi, la risposta è arrivata. Tra le altre cose che sono successe in questi 10 anni, la tua nazionale è diventata campione d'America, campione del mondo, ha vinto tutto, cosa incredibile. È una parte del racconto che tu fai in questo libro, Un legame mondiale, che è un libro sul... Ormai tu insomma, hai forse passato più anni in Italia che in Argentina nella tua vita? Sì, insomma. Più anni qui in Italia che in Argentina. Che in Argentina. Raccontaci un po' di questa esperienza mondiale. Questo libro nasce proprio in Qatar. Mm-hmm. Dopo il fischio finale della finale, che ci abbracciamo tutta la famiglia, emozione unica, tutti piangendo della gioia di essere campione del mondo, e unire questo legame tra l'Argentina e l'Italia, la passione per il calcio, la maniera di sentirlo, di viverlo. E per questo nasce questo libro, per raccontare soprattutto le emozioni che uno vive, che uno sente. Questo, insomma, l'avete vinto, immagino, la grande festa, abbiamo visto tutte le immagini, l'abbraccio con Messi. Di Italia 90, invece, che ricordo hai? Perché l'altro grande momento in bellissimo. Cui... Bellissimo. Ah, sì, no, il mondiale... Certo. No, no per voi. Sì. Però no, io avevo già 17 anni, già iniziavo, capito, a respirare. Sapevi che avresti fatto il calciatore, no, sì. A respirare questa cosa qui, e vedevo, non mi perdevo una partita. La canzone del mondiale è stata per me la canzone più bella di tutti i mondiali. Vero, Notte Magica. Notte Magica, sì, spettacolare. E mi ricordo che l'Argentina parte male, perché perdiamo a San Siro. Col Camerun. Con il Camerun, sì? 1-0. E da lì è diventata sempre un cammino no semplice. Finché arriviamo alla partita con voi, che sinceramente l'Italia in quel mondiale lì... Era un'Italia forte, infatti. Fortissima, no? Peccato, sì, c'è questo grande rammarico di non aver vinto questo mondiale qui proprio a casa vostra. Però anche lì c'era una sorta di legame, perché io mi ricordo, ero molto piccolo, però mi ricordo il tema di andare a giocare a Napoli, dove c'era Diego Armando Maradona, Diego. E il fatto che ci fosse Diego Armando Maradona aveva un po' alleviato, soprattutto probabilmente per i napoletani, questa sconfitta, perché era andato avanti comunque un altro idolo. È una cosa che noto molto in Messi adesso. Mi sembra che sia un giocatore
che unisce a prescindere un po' dalla squadra in cui gioca, dalla sua nazionalità? Tutti quelli che amiamo il calcio, amiamo Messi per, soprattutto per la maniera di essere, quello che lui trasmette, capito? Sì. Lui è il vero giocatore che ama giocare a calcio. Sì. Non è costruito, lui, la sua essenza è il calcio e lo dimostra in ogni partita. In questo libro ho scoperto la parola Thanos, è corretto? Sì, sì, Thanos. Che cosa, per noi argentini, los italiani, li chiamiamo Thanos. Thanos? Los perché Thanos. Perché ci chiamate Thanos? È los Thanos. Sapete, siamo tutti Thanos. Sì, sì. Siamo tutti un Thanos. Pubblico di sì, Thanos. Sì, sì, sì. Da cosa deriva Thanos? No, italiano, Thanos. Sai che potevo arrivarci, pensandoci 5 secondi, potevo arrivarci anche da solo. Non è una scienza. No, alla fine, pensandoci bene, uno ci poteva anche arrivare. E secondo te però il legame tra gli argentini e questo, ci sono tantissimi giocatori argentini che hanno fatto proprio, non che sono passati dall'Italia, che hanno fatto la storia del campionato italiano. Prima che arrivassi io in Italia nel 95 c'era Vatti, c'era Abel Balbo, Sensini, Chamot, sì. Simeone. Vabbè, prima c'era Diego, chiaramente, Verón, insomma, sì. Basculi. Sì. Ci sono tantissimi argentini che... Cosa abbiamo in comune? A parte che probabilmente in vari viaggi di qua e di là del mondo ci siamo scambiati. Quello che ti raccontavo prima, capito? La passione, la maniera di vivere il calcio, l'amore per questo sport. Abbiamo tante cose in comune. Io sinceramente, dopo che sono arrivato in Italia, mi sono reso conto che siamo molto simili, capito? Sì, no, è una cosa che ho avuto... Tanti argentini che vivono in Italia, tanti italiani che vivono in Argentina. Chiaro. Senti, venendo al calcio giocato, ieri ne abbiamo ovviamente accennato con Chiellini, che dal lato suo, secondo me, per un po' di scaramanzia mi ha detto: avete già vinto il campionato. Io ho messo le mani sotto il tavolo, però... No, però volevo chiederti, come si vive da dirigente rispetto a calciatore un duello che sta andando avanti da tutta la prima parte del campionato e immagino che andrà avanti fino alla fine? Come si scarica di più la tensione? La patisci di più adesso che devi aspettare un po' come noi tifosi la domenica adesso o giocando? Magari di più perché non puoi fare niente. Quando giocavi almeno scaricavi correndo e facendo qualcosa in campo. Però sappiamo, credo che sarà una partita importante, come sono tutte queste di questo campionato, perché è un campionato molto equilibrato. Sì. Entrambi arriviamo bene a questo appuntamento. Io dico sempre che la risposta te la dà il campo. E noi siamo sicuri che prepareremo questa partita come prepariamo tutte. Sì. Ma dormi la sera prima tu? Sì, no. Dormi, no. Sì. Anche da calciatore dormivi? Anche da calciatore dormivo. No, sai perché dormivo? Perché quando tu fai durante la settimana tutto quello che devi fare per preparare una partita così importante, poi... Sei a posto, no, diciamo. Ti manca giocare la partita. Chi è invece che non dormiva prima delle partite, che le sentiva tantissimo? Simeone è uno che... Anche adesso si vede, Sì. Lo vedi in panchina che... Sì. Tra l'altro adesso ci incontriamo. Ci incontriamo tra poco. Vi siete sentiti? Cosa ci si dice tra amici nel momento in cui però sta per arrivare uno scontro calcistico? Ci sarà... si sente? Si smette di sentirsi? No, ci sentiamo, però per lui sarà una bella sorpresa, anche perché torna a San Siro per la prima volta contro l'Inter, in una partita di Champions. Conoscendo lui come sente le partite, sicuramente ci sarà una grande emozione. Perché torna a San Siro. Lui non dorme. Lo vedi in panchina che non rimane un attimo. Sì, fermo. Si strappa i vestiti di dosso. Adesso io vorrei dirvi una cosa un po' personale di Javier, perché voi lo vedete sempre. Immagino che idea avete di Javier? Una persona molto seria, no? Una persona molto seria. Sapete che Javier, quando va a fare le vacanze, lui vuol proprio fare i giochi dei villaggi turistici, è vero o non è vero? Tutti. Cioè, lui è uno che... Anch'io, quando me l'ha raccontato la prima volta... In contrario a mia moglie che vuole rimanere a... Sì, io faccio... Ma allora, vi giuro, una volta mi ha raccontato che è andato in un villaggio turistico, poi se vuoi la dici tu, l'animatore del villaggio andava a chiedere a tutte le persone se volessero partecipare al gioco aperitivo, alla recita, alle canzoni, al gioco pranzo, sì. E lui li sa tutti perché gli piace gli piacciono tantissimo. Chiedeva a tutti e lui lo saltavano. No, ma aspetta, il bello della coronina. È vero? E a lui lo saltavano. Lo saltano un giorno, lo saltano due giorni, il terzo giorno va a lamentarsi col proprietario dicendo: ma perché a me non mi chiami mai a giocare al gioco dell'aperitivo?
E il proprietario ha detto: ma perché noi pensavamo di non volerla disturbare? Però, e invece no, tu volevi. No, ci hanno detto che no, tu non devi essere disturbato perché sei in vacanza. No, 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 io voglio io tutto fare tutto lo contrario, io voglio partecipare. Io voglio fare tutti i giochi aperitivi. Senti, c'è stata una. Abbiamo fatto un'opera di teatro? Sì, la recita? Ho sì. Fatto, la recita ho fatto il cigno, dovevo fare le prove. Ho fatto le prove. Tutto. Con gente che non conoscevi, cioè che no, li hai conosciuto lì in vacanza? Facevo. E sai cosa mi è capitato? Che mia moglie fino adesso ride. Due settimane di vacanze, ultimo giorno, sì. Mi chiamano sul palco, mi danno la maglia del villaggio. Il villaggio, sì. Il villaggio, perché facevo parte ormai di loro. Sì. Grande emozione, quasi piangevo, perché no, dovevo lasciare il mio gruppo di teatro. No, dice no ragazzi, siete stati un gruppo fantastico. No, 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 no. È così, è così, è così. Visto che sei così, no, cioè non vorrei che se poi non ti chiedo di cantare ti offendi e non mi parli più. Perché viene qua, anche perché la prima volta che sei venuto ti ho cantato io una canzone. È vero, mi hai regalato una canzone. Ti ho regalato una canzone, questa volta ce ne regali una canzone, tu su cosa vai forte? Elisa Ramazzotti, cosa? Eros Ramazzotti, volete sentire il capitano Javier Zanetti? Che canzone vuoi? Guarda, loro sanno fare tutto. Più bella cosa. Più bella cosa? Bello! Saprei, la storia è finita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione, forza! Ci vuole passione con te. Ma anche un pizzico di follia! Un pizzico di pazzia. Ci vuole bestiere perché lavoro di fantasia. Bene, 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 bene. Javier! Il libro... Ce la possiamo dedicare alla nostra amata Inter. All'Inter. Ce la dedichiamo all'Inter. Un legame mondiale è il libro di Javier Zanetti. Pupi, in bocca al lupo per tutto, a prescindere. Anche se giocassi in un'altra squadra, sei una persona meravigliosa. In bocca al lupo per tutto. Fate un grandissimo applauso. Grazie. A Javier Zanetti. Grazie. Da questa parte. Immensa quanto vuoi. Grazie di esistere. Grazie di esistere, eh?